Continuiamo questo approfondimento qui nella giornata di Soveria, prima di andare un po' a indagare qualcosa di più storico che appartiene al territorio. Questo luogo in cui ci troviamo è la Casa delle Idee Gerardo Marotta, che è diventato luogo espositivo fino al 16 maggio di questa mostra che raccoglie alcune forme di linguaggio di artisti che provengono da Reggio Calabria, da Catanzaro e da Cosenza. Ma tutto questo, dall'allestimento così come l'accoglienza e anche dal punto di vista organizzativo, come voi vedete, come sta funzionando tutto bene, ne lo dobbiamo a varie interazioni. Quindi io chiamerò qui sul palco a portare il saluto per la Proloco Bruno Vilella. Quindi facciamo un applauso, perché da oggi che sono con noi. Prego. Grazie, buonasera a tutti, veramente un enorme piacere ricevervi qui nella nostra cittadina di Soveria Mannelli. Io faccio parte della Proloco e a nome del presidente Antonio Ferrante e di tutti i soci volontari della Proloco che lavoriamo in continuazione sul nostro territorio per cercare di valorizzare quello che possiamo, ecco. E avervi oggi qui presenti ci arricchisce ancora di più, essendo Soveria una cittadina che si basa soprattutto sulla cultura, e voi ci avete portato tantissimo, e per questo vi ringraziamo e buon proseguimento. Un'altra persona che avete visto parlare oggi con me è stato un po', permettetemi la parola, un po' l'animus, il personaggio che in questi giorni continuamente si è sentito con noi, ha cercato di soddisfare al meglio attraverso fotografie, facendomi vedere come tutto si sarebbe potuto organizzare. Lo ringraziamo, ed è appunto Antonio Abruzzese, che è presidente dell'associazione Fiori di Lino. Grazie, è stato un piacere poter organizzare questa mostra insieme al professore Livotti. Vi diamo il benvenuto qui in questa sala dove sono ospitate le vostre opere. Speriamo di poterle far vedere a più gente possibile durante queste giornate di apertura della mostra. Niente, vi aspettiamo. Tra l'altro abbiamo anche l'apporto di Libera.tv. Sì, abbiamo un protocollo d'intesa con Liberi.tv che ha registrato sta registrando tutta la manifestazione, e dopo sarà fruibile su internet sia sul sito del comune che sui nostri canali YouTube e sul sito liberi.tv. Vi aspettiamo, rinnovo l'invito dell'amministrazione per organizzare qualcosa quest'estate qua a Soveria Mannelli durante la Estera a Soveria, che è una delle manifestazioni culturali più importanti del meridione. Grazie ancora per essere qui e buon lavoro. E poi abbiamo due consiglieri comunali, il consigliere Giuseppe Gabriele, a cui chiediamo un saluto perché no, siete presenti, e sia il consigliere comunale Giovanni Paola, quindi abbiamo una doppia, ancora una continua presenza dell'amministrazione. Benvenuto a tutti, io non mi dilungo molto, già che
già chi mi ha preceduto ha portato i saluti dell'amministrazione. Avete visto che stamattina c'è un sacco, ci sono state moltissime manifestazioni, quindi io porto i saluti a nome di tutta l'amministrazione comunale e del sindaco, che è stato impegnatissimo sia durante la mattina e anche il pomeriggio. Un attimo di tregua penso sia consentito anche a lui, quindi siamo contenti davvero per questa mostra che c'è in questa sala, e spero davvero che abbia noi ce la metteremo tutta per avere un buon successo di pubblico. Benvenuti a tutti a Soveria. E quindi ringraziamo il consigliere comunale Giuseppe Gabriele e Giovanni Paolo. Allora, qui naturalmente voi vedete, insomma, a parte l'amica Marisa e l'amica Anna, abbiamo inserito in questa in questo saluto, in cui in effetti da protagonisti sono gli artisti, un volto che voi conoscete, che è past president della FIDAPA di Villa San Giovanni, l'ingegnere Stefania Basile, che abbiamo interpellato, lo capirete durante il suo intervento, ma alla mia estrema destra un'altra figura che noi conosciamo oggi per la prima volta è la dottoressa Mimma Caloiero, che è la presidente della sezione locale della FIDAPA di Soveria Mannelli, che noi salutiamo con un applauso perché siamo un po' abituati anche con le FIDAPE a collaborare. E naturalmente mi sembra giusto dare prima la parola alla nostra presidente, che conosciamo per la prima volta. Prego. Grazie, benvenuti a tutti. Sì, è un piacere essere qui oggi, seguirvi. Saluto la mia amica Stefania, come fidapine, diciamo, siamo molto legate da un legame di amicizia, e come sapete la FIDAPA è un'associazione costituita da donne artiste professioniste. Anche noi a Soveria Mannelli nel piccolo abbiamo delle donne artiste, abbiamo una nostra socia che ha una vetreria, realizza delle opere bellissime che vi invito a visitare nella prossima occasione. Abbiamo anche un'altra tradizione: noi come FIDAPA di Soveria Mannelli facciamo il premio FIDAPA ogni anno, dedicato a una donna del territorio che si è distinta nel campo della sua professione, un campo artistico. E quindi siamo abbastanza giovani, è 12 anni che esistiamo, però cerchiamo di valorizzare le donne del nostro territorio. E quindi ripeto, è un piacere essere qui con voi e vi invito, diciamo, nelle prossime occasioni a collaborare insieme a voi. Grazie. Do la parola all'ingegnere Basile. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui, grazie per l'accoglienza che oggi Soveria ci ha riservato coccolandoci da stamattina. Ringrazio il presidente Livoti per avermi coinvolta, seppure in corsa, diciamo, in questa bella manifestazione. Da tradizione la nostra sezione di Villa San Giovanni collabora ormai con le Muse da svariati anni, e così come ha già detto la presidente di Soveria, all'interno della FIDAPA, tra le varie professionalità, si punta molto anche sulle socie artiste. D'altro canto l'acronimo di FIDAPA sta per Federazione Italiana Donne Arte Professioni e Affari. Per rimanere, diciamo, sul tema dell'arte, noi quindi la FIDAPA punta molto alla valorizzazione delle donne in generale, ma anche le donne artiste. Con la sezione di Villa abbiamo da svariati anni una eccellente ex commissione, oggi gruppo di lavoro arte e cultura, con la quale abbiamo realizzato tantissimi eventi, spesso in collaborazione proprio con le Muse o con il presidente in qualità di critico d'arte. Ne cito solo alcune, giusto per dare un'idea di quello che abbiamo fatto insieme.
Abbiamo fatto dei salotti culturali en plein air, cioè valorizzando, riportando l'attenzione della cittadina, della città, pardon, al Corso Garibaldi, dove abbiamo allestito mostre quindi di pittura, di ceramica, ma anche abbiamo aperto i palazzi nobiliari rendendoli fruibili alla cittadinanza. Abbiamo anche, sempre con Giuseppe, organizzato un altro salotto culturale per la Fontana Vecchia, che è il nostro monumento rappresentativo della città di Villa San Giovanni, che proprio qualche settimana fa è stato soggetto, diciamo, del completamento di un restauro conservativo, un progetto che è nato senza alcuna pretesa in seno alla FIDAPE, e poi due fidapine da architette lo hanno portato avanti, tra cui una delle due mia sorella, quindi mi pregio anche di questa di questo orgoglio, diciamo. E non ultimo abbiamo fatto per esempio un salotto culturale sulle tragedie greche, dove Giuseppe ci ha un po' illustrato il mondo del teatro insieme ad un altro relatore. Quindi c'è sempre un fil rouge che collega la nostra sezione con le muse e con l'arte in generale. Anche noi, come diceva la nostra l'amica di Soveri, abbiamo delle socio artiste all'interno della sezione, e quindi cerchiamo sempre di valorizzarne, diciamo, i talenti. Del resto veniamo fuori da un biennio dove il tema nazionale era quello della valorizzazione dei talenti delle donne. Questo nuovo biennio invece vede la creatività femminile e la cultura dell'innovazione come motore per un nuovo sviluppo socio-economico. Giuseppe, vuoi che aggiunga altro oppure... Va bene? Ecco, ho cercato di essere il più sintetica possibile per dare spazio agli artisti di stasera. Grazie, noi ringraziamo loro, così come per il saluto c'è la delegata dell'Associazione Belle Époque pure di Villa San Giovanni, che non so dove è seduta, che poi alla fine ti potrai spostare tranquillamente. Allora, che dire, noi abbiamo organizzato diciamo questa collettiva, che cosa vuole essere? Abbiamo detto a ogni artista che appartiene all'associazione Arte Club Accademia e all'associazione della nostra Anna Lauria di portare un quadro che lo identificasse, perché noi siamo consapevoli, e lo sappiamo, che viviamo praticamente cioè ci viene a mancare un orizzonte, che è un orizzonte artistico, quell'orizzonte religioso di cui Nietzsche parla. Cioè lui già aveva profetizzato che viviamo in un periodo storico in cui l'orizzonte è lontano dall'uomo contemporaneo. E quindi naturalmente la perdita dell'orizzonte che porta all'angoscia. Senza un orizzonte, senza un fine, che può essere Dio, che può essere il fine ultimo dell'artista di comunicare, noi ci sentiremmo smarriti. E dunque i vari personaggi anche della letteratura, per esempio la figura di Oreste, per quanto riguarda, no, figure un po' topiche, lo stesso Amleto va alla ricerca di questo orizzonte ultimo e poi non lo trova. E da qui che cosa? Il delirio dell'uomo contemporaneo. E nell'Oreste di Euripide l'uomo come si riprende? Si riprende sempre con Dio, perché il Dio, che può essere non il Dio religioso a cui noi da cristiani, da cattolici crediamo, ma una divinità, può essere la soluzione alle problematiche del nostro tempo. E con la morte di Dio nasce lo smarrimento dell'uomo di tutti i tempi, perché morendo Dio l'uomo si sente perso. Perché io vi sto facendo questa introduzione? Perché in effetti la prima condizione essenziale per l'artista di oggi è cercare di dare una risposta tangibile a quelli che sono i vuoti del nostro tempo, a quelle che sono le interferenze che ci creano questo stato di smarrimento, per cui nello smarrimento una Lauria può dire sono la mia terra, o un'altra referente come Marisa magari opera
nel suo contesto, creando delle installazioni che poi possono ricordare e rievocare personaggi come attuali come la Marina Ripa di Meana, tanto per dirne una che abbiamo fatto ultimamente. E quindi l'arte di che cosa è fatta? È fatta, e lo potete notare, di inseguimenti, di nostalgie, di rievocazioni, quando devono apparire dei contenuti. Quindi questa concezione dell'inseguimento, della nostalgia, della rievocazione, è quasi un colloquio intimo con se stessi, che a volte ci lascia questo stato di perplessità, e a volte è ricco di dogmi ed è ricco anche di precetti. Se voi guardate, tanti dogmi possono essere incasellati in queste opere. Il dogma della nascita, Marisa Scicchitano vi dà l'idea di questo grande, no? Di questa grande madre, di questo grande ventre, di questa Demetra che noi vediamo di profilo. Oppure il voler riscatolare la donna di Maria Teresa Gereto, sono quelle tre figure di donne di classica memoria che sono inscatolate e schiuse dentro questo scrigno metallico. E quindi a volte siamo perplessi. L'artista che cosa cerca? Cerca l'esilio, cerca di andare via, oppure cerca di ritornare alla storia, come nel caso di Antonella Laganà, dove questo mandala può essere l'opera con i grandi macramè che voi vedete riprodotti, e può riunire l'artigianalità al senso della conoscenza di se stesso, dove uno si rende conto di questo esilio che sta vivendo da un punto di vista artistico. Oppure la ricerca di questa terra promessa, che può essere per Maria Curatolo, o ancora nella ricerca di noi stessi, andando al di là di risposte, perché sono le risposte che noi possiamo cercare attraverso la pittura, come nel caso di Adele Leanza, quel grande fiore che diventa universo che si trova in fondo, oppure nell'opera un po' fantasmagorica di Francesco Locoteta, dove i volti dell'uomo rappresentano le varietà o questo attraversamento. Dunque sicurezze, incertezze, pregiudizi. E quindi la poesia dell'arte che nasce da che cosa? Da un pozzo di silenzio, perché se voi in effetti vedete queste opere rappresentano questo stato quasi silente dell'arte stessa, lo potete vedere nell'opera nel profilo di Nunzia Gimondo, dove in effetti si vede lo skyline, no? Non si danno indicazioni fisionomiche al personaggio rappresentata, e quindi si cerca quasi una sacralità della rappresentazione pittorica, per cui nella parola Petrarca la parola l'ha resa, l'ha fatta diventare sacra, per cui la parola di un Petrarca diventa sacra rappresentazione, o ancora per Ungaretti la preghiera che cosa era? La scrittura era preghiera, era proprio un rapporto sacrale con le parole. È quasi, qualcuno dice, questa spina nel corpo della sofferenza. E d'altra parte, per esempio, la Pinakes di Santina Milardi, che è proprio una riproposizione di queste tavolette votive che si utilizzavano durante nelle aree sacre, nelle aree religiose, andavano proprio ad indicare proprio questa. E il problema è che non esistono paesaggi interiori, purtroppo. E a volte ci fidiamo solo delle apparenze e difficilmente mediamo con la pittura. La pittura, parliamo di tradizione, a quello che è il paesaggio che dovrebbe sottintendere l'essere e che dovrebbe sottintendere anche le ferite che l'essere ha.
E questo voi lo potete vedere nell'opera di Liliana Mauro, ma anche di Mimma Gallelli, o anche Graziella Collis, nel momento in cui ci si rifà a etnie diverse, perché indicano queste continue approdi e partenze che stiamo vivendo, per cui diventa spontaneo riprodurre tutto questo. O anche nei momenti, e ce lo dirà tra poco Anna Lauria, nelle sollecitazioni della poesia del momento visivo, in cui la parola diventa errore dell'era tipografica, per Anna Lauria o per Maria Curatolo. E dunque, il discorso che io ho fatto, che è un po' un discorso molto generale, però sa indicare che viviamo in un grande momento di crisi esistenziale, biografico, sociale, amministrativo. E se Heidegger dice che la poesia, quindi l'arte, è svelamento dell'ente, cioè svelamento di un qualcosa, quindi parliamo di un qualcosa che ognuno di voi, ognuno di noi dovrebbe ritrovare, io credo che i messaggi dei nostri artisti debbano servire a farci pensare e a farci riflettere. Credo che sia questo il senso. Dunque, noi diamo la parola, poi la daremo a qualche artista, e voglio ringraziarli personalmente: Maria Teresa Cereto, Pina Calabrò, Antonella Laganà, Mirella Bruni, Ileana Mauro, Mimma Galelli, Lia Antonini, Graziella Colistra, Nunzia Gimondo, Pier Filippo Bucca, Francesco Logoteta, Grazia Papalia, Domenico Pullano, Santina Milardi, Marisa Scicchitano, Adele Leanza, Pietro Aquilino, Maria Curatolo, Anna Lauria e Daniela Petrone, che appartenendo all'arte come studio e non all'arte come bluff, perché poi quando si bluffa nell'arte bisogna anche stare attenti, perché ci sono quelli che partono col bluff e poi fanno un nostos, cioè un ritorno, no? Che non è mai simile a quello che si vuole comunicare. È chiaro che ogni artista cerca la sua patria ideale, e se ancora vige la figuratività, secondo me occorre guardarsi dentro. E a volte leggevo un saggio di critica, no? Come oggi nella comunicazione la preghiera, guarda, è una frase che la preghiera è diventata bestemmia. È quasi un ossimoro, cioè qualcosa che dovrebbe avere la sua religiosità. Siamo così disabituati, no? Siamo sgrammaticati, in cui ecco, anche la preghiera a volte diventa bestemmia, perché è fuori contesto e ha un senso anche questo. Quindi grazie a voi, e ricerchiamo tutti insieme questa patria ideale. Do la parola ad Anna Lauria. Grazie, vado lì. Allora, intanto vi ringrazio per l'accoglienza in questo luogo ideale per fare una mostra e per ritrovarci. Cercherò di cambiare il tono della voce, così qualcuno magari si sveglia, visto che l'ora è tremenda, per rimanere attenti. E dicevi Peppe Levoti dell'uomo che si sente solo. Io direi più che solo, è un uomo fragile in realtà, e questo uomo fragile è un po', potremmo definirlo un orfano dolce che sente l'universo, perché credo che siamo talmente indaffarati e siamo talmente pieni di ritmi che non ci consentono più il contatto con noi stessi. Forse tu dicevi che l'arte dà risposte, la poesia pure. Secondo me è il contrario. Secondo me l'arte non dà risposte, non cerca niente. Secondo me l'arte è solo, potrebbe indicare un sentiero, o comunque una provocazione, o comunque l'arte
ci fa interrogare, ecco, ci fa interrogare su quello che siamo, su quello che potremmo essere, ma non può assolutamente dirci nulla che non sia già insito in ognuno di noi. Poi ognuno trova la strada, ognuno trova il proprio linguaggio, ognuno trova il proprio modo di sentire e di guardare il mondo. In fondo questo fa il poeta, questo fa l'artista. Guarda con i suoi occhi un mondo che può non piacergli. Spesso io parlo di me perché mi occupo di poesia e scrivo, dico, mi sento, tante volte mi sento molto inadeguata a quello che ho intorno, inadeguata per la mia inutile sensibilità che mi fa scontrare con i grandi squali, con gli sciacalli, con le persone che divorano la tua essenza e la parte bella di te. Una parte di bellezza che cerchiamo di salvare malgrado tutto, una parte di bellezza che ci abita da quando siamo bambini, che però crescendo dobbiamo piegare per forza di cose perché qualcuno vuole manipolarci o perché la società pretende altro da noi da quello che siamo davvero. Perché in realtà noi nasciamo con un'indole, nasciamo con dei sogni, giochiamo da bambini, ma poi da grandi tutto questo diventa un sogno. E allora quando non possiamo sognare più, quando non possiamo vivere la vita che vorremmo, evadiamo. E quindi la nostra evasione, per me magari è la poesia, per voi sono i colori, l'arte. E io dico sempre che amo la poesia perché mi rende libera. Nella poesia posso dire quello che penso, quello che voglio, quello che amo, quello che odio. Di certo non scrivo cose romantiche, di certo non scrivo cose che fanno sognare, ma dico sempre che la mia penna è il mio pugnale, è il mio bisturi, è il mio incidere il foglio come faceva Fontana con i suoi tagli, io lo incido con l'inchiostro. A volte riesco a scalfire un sorriso, riesco a tirar fuori dalle persone un'emozione, a volte non ci riesco, ma in realtà io non scrivo per gli altri, io scrivo per me. E poi se quello che scrivo piace, ben venga, non mi posso preoccupare di imboccare gli altri e di compiacere chi mi legge, perché altrimenti non sarei una persona che scrive in modo autentico. Questo vale anche per l'arte, probabilmente non dovremmo fare a tutti i costi quello che chiede il mercato, quello che vogliono gli altri, ma più quello che è vicino a noi, certamente senza artificio e certamente con gli strumenti, cioè non possiamo improvvisarci né artisti né poeti, perché credo che ci sono fatti che per essere capiti intendono una certa percezione, per comprenderli richiedono tutta la nostra pena, tutta la nostra sofferenza, tutta la nostra gioia. Io ho scelto davanti a questo la scrittura. Voi avete scelto l'arte, i colori, chi la musica, ognuno ha la fortuna, perché secondo me chi fa arte può anche ritenersi fortunato, perché fuori da certe regole dà ascolto alla propria anima e malgrado sia un'anima vagante, perché poi alla fine nasciamo soli e moriamo da soli, tutto il passaggio che facciamo è un guardarci negli occhi nella speranza di restare agganciati a qualcuno, ma poi la vita è questo. E forse c'è il sogno di restare eterni, in qualche modo lasciando un segno di quello che abbiamo vissuto nella nostra vita. Io così, dando un'occhiata alle opere, vedo effettivamente sono una diversa dall'altra. Ognuna dice qualcosa, ognuno racconta di noi. La mia è, non so se definirla un'opera di poesia visiva, comunque non è neanche una provocazione, per me ormai la poesia è poetica, punto etica, ma non etica nel senso che deve avere una morale, ma nel senso etico di sferrare colpi a chi non scuote questo mondo. Cioè parlare oggi di violenza sulle donne sembra quasi una moda, quando invece dovrebbe essere un dovere. È una cosa diversa, non si parla di questo perché bisogna uscire in televisione e denunciare i fatti, ma perché qualcuno ha violato il nostro spazio e la nostra vita. Questa gonna che io espongo qui in realtà nasce anche da un progetto più grande di me, che è un lavoro sulla violenza. Avrete seguito in televisione la grande tragedia di Fabiana che abbiamo vissuto a Corigliano qualche anno fa e ci è stato chiesto di rappresentare la violenza sulle donne. È un tema difficile che tocca tutte, dico sempre che sicuramente quasi tutte noi siamo state molestate da bambine, ma anche in famiglia magari o dagli amici o dai parenti, è accaduto, secondo me accade ogni giorno e accadrà sempre, perché la natura dell'uomo
contiene tutto, contiene il bene e contiene il male. Poi si fa una scelta a un certo punto e si fa prevalere o una parte o l'altra. Io penso che è una società ormai abbastanza decaduta. Io non trovo in nessun luogo riferimenti, penso per esempio allo Stato e non mi riconosco in nessuno, penso alla sanità e non trovo, cioè non c'è un luogo dove io mi guardi e trovi una speranza. Ora non penso a me, perché ormai insomma c'è metà della vita, l'ho fatta, ma penso ai giovani, e i giovani hanno bisogno di esempi validi e onesti intellettualmente. E credo che lo sforzo che dobbiamo fare, secondo me, è fare un po' di pulizia. Allora, se riusciamo a farlo con l'arte sarebbe il massimo, ma non è così semplice. Io ho una piccola visione che ho avuto, l'ho trascritta e ve la leggo, la partecipo anche a voi. Nella pace degli agrumeti che spinge oltre i confini i suoi profumi, i vecchi se ne vanno e prenderemo il loro posto. Cercheremo i solchi per costruire ponti di saggezza nell'architettura del cielo, che restituisce echi di bellezza negli sguardi inquieti che sanno leggere la vita, prima che tutto passi, prima che sia troppo tardi, prima che la memoria ci lasci senza contemplazione. Adattarsi al sacrificio nella terra di nessuno, dove sacrificarsi è vivere. Rigettare la cultura, dimenticati da ogni Dio, nell'immobilità del mondo che ci spara nella solitudine più acuta. Le strade solitarie ci invitano a lasciare. Sono il tormento di essere nati qui, sognando di cambiare ogni maledizione. Grazie. Grazie Anna Lauria. Marisa Scicchitano, prego. Grazie, buonasera. Allora, come ogni anno ritorna la bella tradizione dell'appuntamento con la messa degli, regionale degli artisti, da un'idea del professore Giuseppe Livoti, è una manifestazione che si rinnova ogni anno con la collaborazione dell'Associazione Art Club Academy, della quale io sono la presidente, e con la poetessa Anna Lauria, presidente dell'associazione, che non ho ecco. Quindi un'occasione per creare un collegamento reale con tutta la Calabria. Quindi dopo le varie città che abbiamo visitato in questi anni, sono 9 anni mi pare, vero Giuseppe? E dopo Vibo Valentia, Catanzara, Altomonte, Rossano, Tiriolo, e Morano Calabro, Amantea, quest'anno abbiamo il piacere di proclamare capitale dell'arte calabrese e Soveria Mannelli. Una città che effettivamente, pur essendo di Catanzaro, proprio questo dicevo stamattina, io non conoscevo, e che mi ha fatto una bellissima impressione, proprio bella in tutti i sensi, splendida anche nell'accoglienza dei suoi cittadini. Una manifestazione che aiuta a riscoprire l'arte come via privilegiata verso l'assoluto, come via della bellezza e come espressione della meravigliosa realtà di Dio. Perciò, strumento prezioso per aiutarci a cogliere il tutto nel frammento, l'infinito nel finito, Dio nella nostra storia. Tutto questo suscita in noi il sentimento del bello, puro e autentico, tanto da avvertire la reale presenza dell'Altissimo. La bellezza è intorno a noi, nelle persone, nelle arti, e può essere strumento di misericordia e narrazione della contemporaneità. Questo è quanto hanno sostenuto principalmente migliaia di artisti e letterati della storia. È effettivamente quello che proprio in questa serata il nostro professore ha sostenuto. L'artista genera bellezza, come Dio che è bellezza e che ha generato ogni bellezza, riassumendo tutto nel suo verso, la sua più autentica espressione. Noi insieme si cerca di vivere ed unire realtà artistiche diverse,
La mostra di oggi rappresenta il nostro essere. Ogni artista infatti ha espresso nella propria opera qualcosa di se stesso. Qualcosa che cessa di appartenergli proprio a partire dal momento in cui, avendolo donato nella sua opera, creandolo, lo perde, se ne distacca, lasciando in essa un po' della sua essenza. La creazione artistica, pertanto, da questo punto di vista, è un dono, un atto d'amore, come avviene per un padre ed una madre che danno alla luce un figlio. Così l'opera d'arte, espressione dell'artista, esprime la sua stessa anima, il suo essere. Per questo motivo essa rimane eterna, persistendo all'essenza dell'autore, e in quanto espressione di ciò che non muore, la sua anima. Grazie. Grazie a Marisa Scicchitano. Io praticamente tra il pubblico prima l'ho salutato, abbiamo il piacere di avere un altro personaggio importante di questo territorio, nel senso che opera ovunque, però appartiene a questo territorio, che è Antonio Bruno Umberto Colosimo, critico che io seguo spesso virtualmente con delle bellissime fotografie che danno il senso di quello che è il suo messaggio, dove la sua pelle diventa il medium di una contaminazione che virtuale e virale soprattutto. Sta preparando una mostra dedicata a due importanti artisti calabresi che sono i fratelli Luigi Magli e il maestro Franco Ma, e volevo che dicesse un suo pensiero. In questo momento non... Comunque lo vogliamo ringraziare e salutare perché... Grazie ancora. E devo dire che guardare le sue fotografie, i suoi messaggi, lo dico davvero, cioè miri attraverso i mezzi espressivi di questo tempo degli emblemi in cui proprio il suo volto, io noto spesso, diventa un messaggio dove la disperazione, la contaminazione, dove anche a volte anche l'urlo interiore si legge, quindi complimenti per questo. Però riesce bene, e quindi è una cosa lo volevo mettere in evidenza. Maria Curatolo e Luigi Barberio hanno due poesie da leggere per accompagnare questa nostra conversazione, e avendo anche gli artisti, chi vorrà potrà anche dire un suo pensiero. Io volevo chiamare Antonella Laganà e Ileana Mauro prima a dire un pensiero per qui, e poi Luigi Barberio ci leggerà una cosa. Prego. L'opera di Antonella Laganà è il mandala fatto ad macramè che si trova alla mia sinistra. Ok. Buonasera a tutti. Allora, io ho voluto rappresentare nel mio lavoro a destra se un mandala è una striscia di tessuto. Ebbene, questi non sono altro che rappresentano le radici culturali che mi hanno accompagnato da quando ero piccola, dai miei antenati, e che ho continuato poi nella scuola dove insegnavo questa materia. E ho voluto rappresentare un pochino il tessuto e poi quel mandala. Il mandala non è altro che un cerchio, diciamo, fatto esclusivamente a nodi. Per fare questo mandala ci vogliono almeno 6-7 mesi di lavoro. Non è una cosa semplice, perché non sono altro che nodi, e ogni nodo deve girare, per ogni volta devo girare il lavoro per eseguirlo. Perciò sì, quello è. Perciò è una cosa molto, ma molto complicata.
Però, come diceva la signora Lauria e la signora, questi lavori effettivamente appartengono al dolore. Perché io queste esperienze, il tessuto sì, è un'esperienza che mi portavo dietro da bambina, l'ho insegnato alle scuole d'arte, però il mandala no. Il mandala ero piccola e i genitori, finita la scuola, ci facevano legare i nodi alle asciugamani e quelli erano i nodi. Però io sono andata molto, ma molto più avanti, perché effettivamente, stavo dicendo, come dicevano la signora Lauria, dal dolore a volte vengono molte, ma molte esperienze. Io ho avuto un dolore, tanti dolori, però la perdita della mamma è un dolore orribile. Cioè, nell'attesa che in ospedale non facevo altro che giocare con i fili. E da questi fili, a poco a poco, sono riuscita a creare dei capolavori. Dei capolavori. Io non ne ho visti ancora in giro. Spero di vederli. Voglio e volevo tramandarli, però non c'è persona che vuole imparare queste cose. Un giorno andranno in qualche museo, spero. Comunque, grazie, grazie. Ileana Mauro. Io sono l'autrice di quel quadro laggiù, dove ho voluto in un certo senso rivolgere il mio sguardo all'infanzia, l'infanzia che può cambiare in base al paese in cui uno nasce, se ha la fortuna di vivere in un paese tranquillo, che potrebbe essere un paese occidentale, oppure in un paese dove il futuro è chiuso da tutte quelle finestre che non danno spazio a nulla. E quindi ho voluto rappresentare proprio quelle finestre che sono la chiusura per alcune popolazioni. E non ho voluto neanche parlare molto del tema dell'immigrazione, perché è un tema molto toccante, sono anche i pareri divergenti su questo, soprattutto in questo momento in cui il flusso immigratorio è terribile, non sappiamo come accoglierlo, ed è questo che volevo rappresentare in quella piccola opera. Grazie. Grazie. Mimma Gallelli, sì. Buonasera a tutti, vi ringrazio perché è stata una giornata veramente splendida. Allora, io, ecco. Il mio quadro è quel mare che rappresenta Chianalea di Scilla. Nei miei dipinti c'è sempre il mare, perché io amo il mare. Forse perché ricordo un episodio che mi raccontava mia mamma, quando lei aspettava me, si è buttata in acqua ma non sapeva nuotare, ha rischiato di morire, per cui evidentemente nell'inconscio, io dovevo ancora nascere, mi è rimasto questo desiderio di mare, per cui nelle mie opere c'è quasi sempre, è una cosa che adoro. Grazie a voi. Luigi Barberio ci leggerà qualcosa che attinente a un episodio che lo dirà poi lui dopo alla fine, ha vinto il premio Aria dello Stretto e quindi leggerà il suo scritto. Prego. E poi ci dirà alla fine a che cosa è dedicato, non diciamolo all'inizio. Cronaca di un delirio reale. Quando busseranno alla mia porta avrò paura. Mi porteranno via, lontano. Sarò solo con i miei aguzzini e mi bastoneranno a sangue, mi tortureranno, mi faranno le cose più atroci e mi diranno di non preoccuparmi. Leggerò sui loro volti l'istinto primordiale della natura. Sarò solo quando
mi butteranno su un giaciglio di pietre ad aspettare la fine. Sarò una maschera di sangue e non sentirò più dolore quando mi consegneranno al boia. Penseranno di avere vinto, di aver eliminato uno dei tanti che si è ribellato alle angherie perpetrate sul popolo inerme. Non sanno però che non ci fermeranno, anche se i nostri corpi finiranno sotto una zolla saremo immortali, perché le nostre idee, la nostra dignità di uomini liberi resterà per sempre anelito delle generazioni future e ci sarà sempre qualcuno che raccoglierà il nostro sangue, le nostre bandiere, affinché non smettano mai di sventolare al suono limpido ed eterno del vento. Grazie. Luigi, a che cosa... Sì, questa poesia mi è stata ispirata, diciamo così, da Giulio Regeni, e l'ho dedicata a lui. Grazie. Poi chiamiamo Santina Milardi con la sua Pinakes. Io rappresento una delle fatiche di Ercole. Io riproduco l'arte greca, amo l'arte greca e la sua mitologia, per cui amo dipingere su argilla a figure rosse oppure a figure nere. Grazie, grazie a Santina. E poi abbiamo Domenico Pullano con i suoi orizzonti, i suoi... Ah, è fuori, quindi in questo momento non c'è. Adele Leanza. Adele Leanza. Buonasera. E il mio è il fiore che il nostro presidente ha così definito. Praticamente io... nel momento in cui ho realizzato quest'opera, chiamiamola così, questo quadro, e ho pensato a tutti i giovani che si perdono con un lancio nel vuoto, nel buio, e purtroppo deviati e attratti da alcuni ideali che fanno perdere il lume della ragione. Tutto qua. Grazie. Adele Leanza, Francesco Logoteta. Buonasera. Il mio quadro è intitolato Realtà di un sogno. Ho voluto, insomma... descrivere, tra virgolette, su colore e tela quello che può essere il percorso di vita di ognuno di noi. Quindi un inizio con tutti i sacrifici, con tutti gli ostacoli che ci possono essere nella vita e di conseguenza una fine. La scala, scusate, ma io a me piace ascoltare. Le scale rappresentano un po' la fatica, c'è il muro che rappresentano gli ostacoli, c'è quella sorta di struttura che rappresenta un palazzo, e se voi notate ci sono le finestre senza protezione, senza balconi, tra virgolette. Quello significa il rischio che una volta in cui si realizza il sogno, c'è il rischio poi di fare ritornare la realtà che si è realizzata in un sogno ma più realizzabile. Tutto qua. Grazie. Poi Nunzia Gimondo.
Buonasera a tutti. Allora, il quadro che è rappresentato è un volto, è una tela lavorata con la Vinavil e della carta, rappresenta un volto e questo volto lo possiamo immaginare tra le nuvole, delle bolle, è un volto che rappresenta, cioè questo volto ma senza una figura. Basta. Grazie. Annunzia Gimondo e poi abbiamo Pietro Aquilino. Dov'è Pietro Aquilino? Eccolo lì, grazie. Ci spiegherà il significato del suo arlecchino, non tanto arlecchino. Buonasera a tutti, io sono l'autore di quell'arlecchino. Arlecchino per noi italiani rappresenta la patria, il mio è in bianco e nero perché è una visione pessimistica di questo paese in questo momento, cioè l'arlecchino che ha perso i colori e si siede sopra di essi praticamente. Grazie. E per finire Maria Curatolo, prego. Buonasera, la mia è un'opera di poesia visiva, sette ragazze, Jessica, Juliette, Gift, Sandra, Antonia, Deborah, Seven, numero magico, spirituale e celeste, come il cielo e il mare che accompagnò un giorno le sette ragazze verso la nostra terra, i loro sguardi mai impauriti, colmi di speranza, attendono un mondo migliore, in un cuore dove il chiaroscuro è rosso e vivo come il sangue che scorre nelle vene con cui scrivere le emozioni della vita. Questi miei versi sono dedicati a sette ragazze nigeriane che con lo sbarco del 31 luglio del 2016 nel porto di Coriano Calabro io ho conosciuto personalmente. Io non so adesso, sono passati circa 2 anni, dove sono queste sette ragazze e quindi ho voluto dedicare questi miei versi a loro. Bene, mi sembra che insomma ognuno di noi ha potuto contribuire a dare anche un senso a quello che ha fatto. In conclusione l'appuntamento è alla decima, un altro anno della decima edizione, poi vedremo dove andremo. Ancora la nostra giornata non finisce qui. Ma io mi sposto perché mi sembrava giusto intanto dare qualche riconoscimento. Io vorrei chiamare appunto Antonio Abruzzese per quello che ha fatto, ringraziandolo, fa anche il tecnico quindi, e naturalmente ci mettiamo qui e per la loro sede il nostro gagliardetto delle muse possa essere. Quindi grazie per quello che avete fatto. Chiedo scusa che passo qui. E poi un rappresentante della Prologo, non so chi è che... Ecco, prego, ti pregherei di avvicinarti, Bruno, alla Prologo di Soveria Mannelli per l'attiva collaborazione all'organizzazione del non incontro regionale degli artisti. Lo consegniamo qui così possiamo... Grazie. E poi, visto che da tempo noi facciamo squadra,
ad Anna Lauria, Presidente Associazione Glaia Cosenza, per la promozione della cultura artistica calabrese. E poi a Marisa Scicchitano, Presidente Arte Club Accademia di Catanzaro, per la promozione della cultura artistica calabrese. Grazie. Quindi questo naturalmente per noi è un modo per concludere questa parte un po' più istituzionale, più formale. Prego. Ah. Avevamo anche noi un piccolo omaggio per sono dei libri che, del Rubettino che è altri invece della edito dal comune di Soveria Mannelli. Quindi grazie. Anzi, come il nome dell'amministrazione, della. Ci avviciniamo che vogliamo vedere. Grazie a voi, grazie a voi. Bene, si conclude qui, ci possiamo fare una fotografia poi con tutti gli artisti.